Computex 2023 e allo stand MSI destinato alle soluzioni business ci sono dei caricatori per vetture elettriche. Si tratta di soluzioni standard in AC, qui abbiamo connettori tipo 1 perché sono quelli che si usano a Taiwan e sono gli stessi che si usano in America, da noi ovviamente vengono sostituiti con il tipo 2. Tre charger, il primo abbastanza standard per installazioni domestiche, il secondo che integra una soluzione di intelligenza artificiale, c'è una videocamera montata nella parte inferiore che permette di riconoscere la propria vettura guardando il numero di targa e quindi se la targa è abilitata permette di ricaricare senza dover gestire il costo. Viceversa, anche con una tradizionale tessera NFC è possibile richiedere il pagamento per il servizio. La terza colonnina di tipo premium è senza videocamera, ma ha sempre la possibilità di gestire tutti i comandi direttamente sullo schermo con una tessera NFC. Un elemento interessante è questo robottino che ha un braccio robotico nella parte superiore collegato a un caricatore. In poche parole, questo sistema, attraverso una lettura ottica sempre della targa della vettura, permette di collegare direttamente il caricatore direttamente alla macchina senza dover intervenire e far partire il processo di ricarica. Questo può essere utile in alcuni contesti dove si vuole automatizzare, facendo in modo che il guidatore non debba neppure scendere dall'auto per caricare. Vero è che una ricarica comunque in AC a bassa potenza che richiede molto tempo e quindi tipicamente una ricarica dove non si sta in vettura, non si scende, si va a fare tutt'altro. In ogni caso, una soluzione interessante perché abbina un robot e quindi tutti i concetti legati alla robotica a un trend molto recente, molto più sviluppato e che sta prendendo piede in modo molto forte, che è quello legato alla ricarica delle vetture elettriche.